sicuramente questo progetto nasce dalla forza dei tifosi e soprattutto perché in base a tutta la situazione siamo arrivati al dunque che per vivere il calcio sano e genuino debba essere gestito dai tifosi e debba essere gestito da chi veramente ci mette la passione e non ha un doppio fine. Bene o male tutti conosciamo la situazione del perché siamo arrivati a questo punto. Non è una cosa da oggi al domani, perché bene o male c'erano già dei precedenti, c'erano già state degli accenni di contestazione, c'erano già state delle dimissioni poi ritirate, quindi di conseguenza, siccome questo progetto da 4 anni a questa parte è nato solo ed esclusivamente sulla volontà dei tifosi e della città di Fasano, perché fino a qualche anno fa avevamo comunque altri tipi di problemi, altre società che hanno fatto del male a questa città e alla nostra passione. Quindi tutti insieme abbiamo deciso di ripartire da zero per tornare a dare al calcio a Fasano dei valori e dare al calcio a Fasano quel blasone, quello splendore che negli anni ha sempre avuto. Purtroppo tutto questo nel tempo è venuto meno, perché all'inizio bene o male c'era una certa organizzazione, c'era una certa collaborazione che per noi era fondamentale, perché per noi per le tre componenti fondamentali sono società, squadra e tifosi. Se funzionano insieme queste tre componenti, allora sì che si può fare davvero qualcosa di importante. Invece purtroppo, così come stanno dimostrando i fatti, una delle tre componenti già da diverso tempo viene sempre meno a quello che è l'impegno del progetto e del valore del progetto. C'è stata tutta questa rivoluzione, chiamiamola così, a causa, ancora una volta, secondo il nostro punto di vista, sempre da tifosi, che non garantisce la stabilità, non garantisce la tranquillità, non garantisce una gestione tranquilla, perché a quest'ora forse dovremmo stare già in eccellenza se l'anno scorso fossero state gestite le cose in maniera diversa, e quest'anno ancora una volta ci stiamo bruciando delle grandi possibilità, quando invece la città ha dimostrato che basta poco per infiammare di nuovo tutta la passione che c'è dentro. L'ha dimostrato ai playoff l'anno scorso a Mesagna, dove 600 persone si sono spostate, l'ha dimostrato l'anno scorso nelle partite clou con Gravina, con la Vetrano, con il Leverano, quando ancora il campionato era in corso. E ancora una volta il tassello fondamentale, che dovrebbe essere quello principale, il perno principale che dovrebbe sostenere tutto il progetto, ancora una volta è venuto a mancare. Subito dopo la contestazione, dopo l'allontanamento del capitano e di altra gente, che ci teniamo a sottolineare, i giocatori restano i giocatori, i tifosi restano i tifosi, ognuno fa il ruolo che è, non è stato fatto per il giocatore in sé per sé, ma in quanto a gestione non fatta bene, proprio all'interno dello spogliatoio, perché poi si sono ritrovate un sacco di componenti che non andavano d'accordo, perché comunque il mister dichiarava una cosa, la società dichiarava un'altra, i giocatori ne dichiaravano un'altra ancora. E a quel punto ci siamo sentiti comunque di prendere una posizione, di prendere una decisione, presentandoci all'allenamento del mercoledì, dove comunque la società si è presentata e su espressa richiesta nostra di allontanarsi, non ci nascondiamo a dire, ma quello striscione nel campo c'è già da un anno. Società, devi capire che questo progetto è il nostro avvenire, perché ancora una volta dimostrazione che questo progetto appartiene alla città, appartiene ai tifosi, appartiene a tutti coloro che li vogliono il bene del progetto. E la società ha consentito con delle dimissioni, ovviamente sempre dimissioni a voci, perché comunque non è mai uscita sia l'anno scorso che quest'anno una nota ufficiale da parte della società che dichiarava le reali intenzioni di allontanarsi. A quel punto è nata questa sorta di autogestione sia all'interno dello spogliatoio, perché poi sono stati tutti reintegrati, gli allontanati, chi si era allontanato dallo spogliatoio per dei principi personali,
ed è nata una vera e propria autogestione, dove noi da tifosi ci siamo sentiti in dovere e in diritto di prendere la situazione in mano, perché non si poteva non continuare il campionato, comunque non si potevano continuare, non continuare a mantenere gli impegni, sempre per quella che è la storia del Fasano, sarebbe stato un autogol clamoroso. Anche perché, riprendendo il discorso di prima, se siamo ripartiti per dare un valore al calcio e poi succedono queste cose, la città torna nello sconforto, la città torna nel non avere più stimoli ed entusiasmo e di conseguenza ritorniamo a essere i soliti malati a seguire, quando invece è un progetto che deve dare di più, non che deve dare di meno. E prendendo in mano la situazione, fortunatamente abbiamo visto invece che la città ha risposto. Ha risposto alla grande, ha risposto con i vari contributi che, proprio per quel discorso di trasparenza, chiarezza e rispetto, sono stati sempre resi pubblici sui nostri mezzi di informazione, dalla fanzina alla nostra pagina di Facebook, a tutti quelli che sono bene o male i nostri canali. E abbiamo dimostrato alla grande che siamo in grado di portare avanti un determinato discorso. In più, muovendoci, siamo riusciti a capire che c'è tanta gente che vuole dare una mano a questo progetto, che vuole contribuire a questo progetto, quindi ci siamo sentiti di far partire questo discorso associativo, che era già un'idea che bene o male nelle nostre teste c'era, perché bene o male, girando, frequentando gli stadi, facendo conoscenze, partecipando ai vari tornei in giro per l'Italia, ti rendi conto che ancora una volta, soprattutto in Italia, stiamo indietro proprio come mentalità di come si vive il calcio e di come si vive lo sport, quando invece in tanti altri paesi europei o in tante altre città lo sport è il valore principale, proprio dove aggregare anche le categorie più disagiate, no? E quindi c'è nata l'istinto, la cosa di dire questo è il momento e adesso si può fare. Ed è nata nel giro di pochissimi giorni, fra festività, fra tutti i vari impegni, per il Natale, la fine dell'anno. Abbiamo lavorato notte e giorno con gente competente, con dei professionisti, commercialisti, avvocati che hanno contribuito e collaborato con noi a creare questa associazione, che è un'associazione di promozione sociale intitolata Il Fasano Siamo Noi. Ancora una volta sottolineare che questo progetto appartiene alla città e appartiene al tifoso. È un'associazione di promozione sociale, che vuol dire azionariato popolare. L'azionariato popolare parte dal basso, parte dal contributo minimo del ragazzino under 18, al contributo dell'abbonamento, al contributo di tante varie iniziative che poi confluiranno in questo discorso. In più siamo a tutti gli effetti una società, nel senso che abbiamo gli stessi diritti, gli stessi doveri, gli stessi privilegi, gli stessi sgravi fiscali, le stesse situazioni di un'associazione sportiva dilettantistica, quindi una società sportiva di calcio. Cosa che ci permette alla lunga di comunque continuare a crescere, perché comunque ci saranno tante iniziative, poi ci sarà un'assemblea o comunque un incontro pubblico dove spiegheremo tutti in dettaglio quelle che sono le iniziative e le modalità di partecipazione. Tutto questo però può nascere e può rendersi effettivo solo se la società realmente dalle dimissioni o realmente dimostra di voler lasciare questo incarico, lasciare questo titolo, ed è nata una vera e propria trattativa, proprio come si fa fra società. Una trattativa che giustamente abbiamo portato avanti osservando e stando attenti punto per punto a quello che è, perché comunque è una responsabilità grossa, comunque ci sono tante situazioni da affrontare a livello legale, a livello amministrativo, a livello di carta, a livello di burocrazia, è un discorso abbastanza importante, quindi uno vuoi ha bisogno di tempo, ha bisogno di controlli, ha bisogno di
di specialistiche e di conseguenza da quello che ci è stato riferito pare che quelle che sono state le nostre richieste probabilmente possono essere acconsentite e probabilmente nei prossimi giorni o subito dopo domenica potrebbe rendersi ufficiale questo passaggio che ovviamente riguarda semplicemente la chiusura della stagione, cioè da gennaio a quello che sarà poi il proseguo del campionato, aprile, maggio, con gli eventuali playoff. Però ovviamente abbiamo bisogno anche di garanzie, perché fare degli investimenti, fare delle scelte, metterci la faccia, metterci l'impegno, comunque volevamo delle garanzie che comunque a maggio poi questo titolo, comunque la società, passasse realmente alle nostre mani e passasse comunque pulito, nel senso che la società ci ha chiesto di mantenere i propri impegni esterni fino a maggio, cosa che noi non possiamo non recriminare, però le situazioni giornaliere, quelle che sono le spese quotidiane, quello che sono il resto del proseguo, ci siamo noi assunti la responsabilità di portare avanti, ovviamente con delle garanzie dietro. Alla fine abbiamo dimostrato, come ho detto prima, che le due trasferte siamo riusciti ad organizzarle tranquillamente, mettendo il pullman, non facendo mancare niente alla squadra. Ovviamente la squadra ha sentito delle mancanze, più che altro non sentendosi le spalle coperte, perché senza una società con la situazione affidata in mano ai tifosi, un professionista o comunque un giocatore che scende in campo non si sente tranquillo. Noi comunque siamo andati avanti, siamo messi caparbi a portare avanti questo discorso e pare che nelle prossime ore ci debbano essere degli sviluppi con tutte le garanzie che noi abbiamo chiesto. E quella della parte di domenica, che diciamo che è la cosa che stasera ci interessa di più pubblicizzare, semplicemente perché comunque è un atto chiaro, no? Perché affidando la gestione, perché le due trasferte era facile, organizzi il pullman, organizzi il ristorante, la squadra di prendere in campo e riesce a mantenere tutti gli impegni. La partita in casa invece aveva bisogno di tante altre garanzie, di tanti altri incartamenti dove comunque bisognava dare, al quale bisognava dare le risposte. E ci è stata affidata la gestione della partita di domenica di tutto lo stadio Vito Curlo, dove abbiamo comunque il diritto di investire nei biglietti, di ricavare dagli incassi e comunque ci può dare già una garanzia o delle basi proprio per partire, no? Da quelle basi che sono domenica ci dà la possibilità di poter partire e dare ancora di più credibilità a quello che è il nostro progetto. E così su due piedi in poco tempo, perché è stata tutta questione di giorni, di attimi, di ore, ci è stata affidata questa responsabilità e questa gestione, al quale noi, non avendo timori perché siamo convinti di quello che c'è da fare, e ci siamo inventati questa iniziativa semplicemente ancora una volta a dimostrare, a contribuire per il Fasano Calcio. Stiamo cercando di coinvolgere tutta la città a partecipare. Come ultras della curva sud, perché alla fine siamo la stessa cosa, anche se l'associazione è un discorso a parte, perché poi è nata così su due piedi da 10 di noi, ma di conseguenza con tutte le pratiche che poi svilupperemo sarà accessibile e possibile far parte anche dello statuto stesso a tante altre persone, perché è una supporter trust, quindi è una serie di collegamenti anche fra associazioni di altri paesi, di altre città, tipo Ancona, Taranto, Modena, Venezia, già in tante altre città d'Italia è stato avviato questo discorso. Ad Ancona, ad esempio, sono partiti con il 2% delle quote. L'associazione dei tifosi ha come diritto acquistato il simbolo, i colori sociali e la denominazione. Quindi chiunque voglia avere a che fare con la storia dell'Ancona deve avere a che fare con l'associazione dei tifosi. L'imprenditore che aveva in mano la situazione, per il momento ha affidato tutta la gestione, un più o meno come sta succedendo da noi a livelli un po' più grossolani. E adesso hanno intavolato una vera e propria trattativa, anche loro quasi in porto, dove l'associazione dei tifosi diventerà proprietaria dell'Ancona al 100%. E bene o male noi facciamo parte della stessa rete, no? Di
collaborazione fra associazioni della Supporters Trust. Di conseguenza ci è venuta questa idea, partendo con quella della Cuba Sud, proprio per unire la gente, proprio per far capire a tutti quello che è il significato di oggi, di quello che potrebbe dire da oggi in avanti la storia del calcio a Fasano, perché tutti quanti possiamo essere realmente protagonisti e non metterci nelle mani di gente che non sappiamo realmente che intenzioni ha. E abbiamo deciso di abbandonare la curva, che è la nostra casa, che è il nostro posto di sempre da tanti anni a questa parte, e abbiamo deciso di affiancare anche il tifoso medio, il tifoso che la domenica viene in tribuna, assiste alla partita, proprio per unire, proprio per sancire quel discorso di unione. E questa cosa sarà solo comunque per la partita di domenica, e abbiamo deciso di mettere il prezzo simbolico unico per tutti a 10 euro, dove alla fine, come abbiamo detto prima, è un lancio, è una prima iniziativa dove possiamo creare delle basi solide, quanta più gente riusciamo, perché il discorso è quello là, non dobbiamo più affidarci all'imprenditore, ai soldi dello sponsor che oggi te li dà e domani non te li dà. Tutti quanti da oggi in poi possiamo essere realmente protagonisti, anche semplicemente con un euro della lotteria o con la 10 euro del biglietto o con la partecipazione alle varie attività, perché più gente viene allo stadio, più sono gli incassi e più è più facile l'organizzazione di gestione e di società. Poi subito dopo martedì sapremo realmente cosa fare di questi soldi, sapremo realmente come gestire questi soldi, sapremo realmente se a tutti gli effetti possiamo sentirci di rappresentare la società. Ovviamente noi torneremo a fare i tifosi, torneremo a fare gli ultras, ognuno tornerà a fare quello che gli piace di più fare, perché ognuno nasce con una prerogativa. Noi siamo sempre stati sugli spalti e ci piace fare quello, non c'è mai piaciuto stare dalla parte della scrivania, mai. A noi ci piace stare là e collaborare e contribuire a quello che è il discorso. Anche questo per noi è un banco di prova, perché alla fine siamo sempre quelli che cerchiamo di evitare le telecamere, evitare i giornalisti, evitare tutto quello che è il mondo esterno, perché molte volte ci sentiamo non capiti, però alla fine siamo tutti uguali, siamo tifosi anche noi, facciamo dei sacrifici importanti investendo nei trasferti, investendo sulla nostra vita, perché comunque si va a rischiare tante cose, però abbiamo deciso di metterci ancora una volta la faccia, abbiamo deciso di prenderci le nostre responsabilità. Ovviamente parla uno a nome di tutti, ma se siamo tutti da questa parte è perché bene o male siamo tutti coinvolti in questo discorso. C'è un atto costitutivo, c'è un presidente, un vicepresidente, un segretario, dei consiglieri. Come? Vuoi sapere il nome del presidente? No, il presidente sono io dell'associazione in sé per sé. Poi una volta che tutto passa in mano all'associazione ci sarà un organigramma, perché la squadra o comunque lo staff o comunque avrà le garanzie per portare avanti. Ci sarà il presidente onorario della società, ci sarà il tesoriere, il cassiere, il medico, il magazziniere, tutto quello che sono le mansioni che deve avere una società. Però abbiamo la fortuna o comunque la possibilità di deciderlo tutti insieme. Ovviamente poi nello specifico ci saranno poi le varie iniziative dell'associazione, con la presentazione dello statuto, con la presentazione di tutti quelli che sono i ruoli, dove a noi stasera ci interessava far capire alla gente quello che sta succedendo, perché molti in questi giorni si chiedevano, no, quale futuro ci potesse essere per il Fasano. E oggi noi siamo qui, una volta avuto le garanzie in più, a poter dire alla gente che c'è questo progetto e ci può essere un futuro, perché poi dietro a questa associazione ci sono una serie di progetti infiniti che ci garantiscono, no, di andare avanti da oggi all'anno prossimo, a 2 anni, a 3 anni. È un progetto a lungo termine che ovviamente faremo presente ad altri imprenditori, ad altra gente che vorrà collaborare, però sarà un discorso unitario realmente a questo punto, dove anche l'associazione dei tifosi potrà avere a che fare con chi gestisce tutte le situazioni. Quando parli di trattativa si parla anche di una richiesta economica da parte del presidente, del titolo? No, non si è parlato di soldi, non si è parlato di niente. La questione che dici tu, quali sono gli stipendi dei giocatori?
da gennaio, dal momento in cui noi rileviamo il titolo societario, comunque... Rilevare anche quelli? Sì, gli arretrati no. No. Da gennaio in avanti noi garantiamo tutto quello che c'è da garantire alla società. No, perché come dicevi il fatto che loro vogliono gestire delle cose... No, gli impegni esterni dovrebbero essere sponsorizzazioni o comunque materiale che è già stato preso e non sappiamo cosa si riferiscono nello specifico. La gestione del materiale è entrata o uscita dalla vecchia società, non mi hanno detto niente. Cioè ne picchi i soldi o li devono spendere questa gestione fino a... Noi ci abbiamo degli impegni esterni, noi impegni esterni non ci vogliamo entrare. No, perché probabilmente quegli impegni esterni erano anche degli sponsor per pagare i giocatori. È una sorta di buona uscita che si vogliono prendere, probabilmente, probabilmente. Siamo disposti anche a non ci interessa. Se poi dovranno pagare magari degli arretrati o delle pendenze, ancora meglio, no? Perché alla fine a noi ci interessa il titolo pubblico. La nostra unica prerogativa è quella che a fine stagione ci lasciano il titolo sportivo pulito al 100%. C'è stato un incontro ufficiale tra voi e la società? Da con entrambe le parti, col presidente e col vicepresidente, che voi bisogna capire bene sulle carte o all'opinione pubblica. Fate voi chi è il vicepresidente e chi è il presidente. Senti, la società ti aveva detto che c'era una trattativa con delle persone di fuori Fasano per quello che sono società. Voci che abbiamo sentito in città come tante, così come abbiamo 100.000 euro di debiti, così come non abbiamo niente di debiti, sono voci, noi alle voci non ci affidiamo. Ma non mi hanno detto niente. Noi ci affidiamo a... Ti hanno detto che hanno una trattativa con una società estera, se vuoi essere a Fasano? No. Sì, però, se per caso... Faccio una domanda, perché tu sai che c'era una trattativa sì. Fondata o c'è? Reale. Proprio per questo... C'è ancora? Non lo so. A questo punto, se voi mi dite che vi siete seduti a tavolino con loro, può darsi pure che sia saltato. Però, proprio in virtù di questa trattativa che c'è ormai si sente in giro. Nel caso in cui la società domani vi dovesse dire no, non vogliamo sapere più niente, come saranno i rapporti vostri con la società? In quel momento noi stiamo facendo già, come ho detto prima, un ruolo che non ci appartiene. Quindi noi, anzi, forse stiamo mantenendo un sacco di, come diceva Lorenzo Canà, self control, di lucidità, di tranquillità, perché vogliamo il bene della situazione e vogliamo che la cosa finisca. In passato sapete benissimo come sono andate le contestazioni alle società e tutte le conseguenze varie. In quel momento ognuno torna a fare il proprio ruolo, noi torniamo a fare i tifosi, se loro decidono di ritornare ritirando queste dimissioni che non ci sono mai state, noi torneremo a fare i tifosi e di conseguenza pagando il biglietto, facendo tutti i nostri doveri da tifosi, abbiamo anche i nostri diritti, quindi ci sarà la... vedremo poi come si svilupperà la contestazione, l'eventuale contestazione. Quello che volevo dire Vincenzo, voi come vedreste l'eventuale acquisto della società da parte di una cordata forestiera oppure di gente nuova che niente ha a che vedere per il momento, che niente che mai ha fatto parte di questo entourage, cioè. Hai capito? Rivedere tutto quello che abbiamo visto in tutti questi anni. Semplicemente quello, perché è venuto Flore, si partirebbe prevenuti un nostro modo di vedere il calcio. Chiunque venga deve avere a che fare con i tifosi del Fasano, perché sono gli unici a non avere un doppio fine, a non avere nessun interesse. Quindi che poi vogliono venire, portare un progetto, a maggior ragione oggi devono avere a che fare con i tifosi, perché c'è una cosa ufficiale. Già di consueto, quando una nuova società arriva in una piazza, la prima cosa che fa si presenta al pubblico, si presenta al tifoso, si presenta. Questo è noi siamo disposti anche perché questo non è detto che un progetto. Adesso siamo arrivati in tempi stretti realmente ad arrivare al 100%, ma alla fine anche un eventuale percentuale all'interno, dove abbiamo comunque un ruolo, abbiamo comunque gli occhi per guardare, le orecchie per sentire, ci sarebbe. Anzi, questo progetto qua nasce proprio per allargare. Il progetto dell'Associazione dell'Azionario Popolare serve al vecchio tifoso, al tifoso di oggi, ma anche al tifoso di domani, perché dobbiamo allargare, dobbiamo uscire, dobbiamo cercare di coinvolgere
creare veramente un discorso. Il Fasano siamo noi, di una città, dalla piccola azienda alla grande azienda, al contributo del disoccupato, al contributo dell'operaio. Deve essere una cosa proprio paritaria per tutti. Senti, io da fuori mi sbaglio, da quanto ho capito io, comunque fino a maggio i responsabili della società restano loro. C'è una clausola all'interno delle carte. Dico, sulla carta, fino a maggio. Ovviamente, perché non ci può, la norma di legge, essendo sullo statuto gli unici due soci, presidente e vicepresidente, se entrambi danno realmente le dimissioni, automaticamente la società andrebbe in fallimento. Perché essendo gli unici due soci non c'è altra gente che può garantire al posto loro. Quindi di conseguenza ci sarà proprio un passaggio di testimone all'interno della società, all'interno dell'associazione, con alcune clausole inserite nella trattativa, dove poi magari se... Deve essere un nuovo inserimento di soci nella società e fuori... Esatto. La società sarà sempre questo di passare. Sì. Noi combattiamo per quello, perché questo titolo appartiene a noi. Noi abbiamo fatto la proposta di partire da zero, noi abbiamo messo l'idea della scuola calcio, noi abbiamo messo l'idea del Fasano e Fasanesi, noi abbiamo sempre coinvolto la città a partecipare, noi abbiamo organizzato le presentazioni delle squadre, noi abbiamo organizzato le iniziative della scuola calcio, quindi diciamo che almeno il 50% di tutto questo progetto appartiene alla tifoseria. Poi, quello che è stato fatto, tanto di cappello, però come tutte le cose della vita si arriva ad un biglio dove non c'è più collaborazione, dove non c'è più unione di intenti, dove non c'è più fiducia, uno sta per la porta. Perché alla base manca la fiducia al momento, perché ci sono state sempre giochi strani, cose dette, non dette, poi rilanciate e ridette. Quindi. Senti, dal punto di vista tecnico, sappiamo bene che la squadra ha perso qualche elemento, poi infortuni, roba varia. Se vogliamo puntare a qualche cosa di più ambizioso fino a fine campionato, sembra che ci voglia qualche altro elemento, almeno numericamente parlando. Da questo punto di vista la questione riguarda loro o riguarda voi? Nel momento in cui le carte passano di mano a noi, inizia a diventare un problema nostro. E quindi fino a maggio non diventerà un vostro? No, un momento. Quando martedì si firma la trattativa, come se abbiamo la garanzia che a maggio abbiamo tutto in mano. Se abbiamo le garanzie che tutto diventerà un problema nostro, nemmeno nostro, della gente che farà parte dell'organizzazione, della gente. Quindi che la scrittura, la virgolette privata che andrete a fare, che non è quella ufficiale, perché come dicevi tu non si può fare almeno a livello ufficiale. Esatto, una forma, una scrittura privata. La scrittura privata vi permetterà anche di agire in quel senso. Esatto, perché quella giusta è solo una garanzia. Perché noi siamo disposti anche a fare a occhi chiusi, perché siamo i tifosi del Fasano e siamo. Però perché fare questo rendiconto, questo favore a qualcuno che non lo merita? A maggio poi ognuno potrebbe fare quello che vuole, sia con la società, sia con un titolo eventuale in eccellenza, perché c'è anche questa possibilità. Basta, abbiamo due partite importanti, a prescindere dal campionato, che è il giovedì prossimo l'andata di Coppa e il 28 il ritorno, che potrebbe essere forse la partita decisiva della stagione. Anche se noi nel campionato continuiamo a crederci sempre e comunque. La dimostrazione l'anno scorso, stavamo a 15 punti. Sì, però io non era solo dalla prima. Importante vincere la Coppa che vincere il playoff. Certo, praticamente sì. Poi diventerà un problema nostro in quel momento, nel momento in cui noi abbiamo la carta, la trattativa firmata, dove quella carta per noi rappresenta una garanzia, cioè siamo a tutti gli effetti proprietari. Sarà a maggio, però se tu mi dai, così come domenica, tu mi hai dato la delega per gestire la partita, per me è una garanzia. È già una piccola garanzia per credere nel futuro. E poi ci sono anche dai tifosi, da gente che ci ha tutti, da gente che vuole sapere più dettagli, noi siamo a disposizione sia stasera ma anche come tutti il resto dei giorni. Ci sono le sedi, dei gruppi organizzati, ci sono i punti di ritrovo, meno male. I bar, le strade. Alla fine, buono vuoi, nel bene e nel male, del Fasano se ne parla. E l'abbiamo avuto la dimostrazione in città in questi giorni. Quindi invece noi in città si deve parlare sempre nel bene e non nel male. Siamo ripartiti da zero proprio con questo obiettivo. Purtroppo ci siamo affidati a forse a persone sbagliate, quindi di conseguenza. Ma voi avete già avuto contatto con i imprenditori fasanesi che prescindere
raccolta fondi che avete fatto in queste settimane per le trasferte, qualche contatto più pesante, diciamo, con imprenditori disposti anche a investire in modo non si sentono gli sforzi in questo momento, vogliono anche loro, qui vogliono tutte le garanzie, cioè il settore giovanile della scuola calcio che vuole delle garanzie, ci sono dei genitori, dei bambini, del uno staff, c'è la squadra che vuole delle garanzie, c'è una città che vuole delle garanzie, tutti vogliamo delle garanzie, le uniche persone che ce le possono dare sono loro, quindi di conseguenza una volta che mettiamo tutto nero su bianco tutti abbiamo la garanzia che questo progetto può continuare e possiamo continuare a credere in qualcosa di migliore. Quindi una volta arrivati a maggio c'è il passaggio di consegne, i proprietari della società sarà l'associazione Il Fasano Siamo Noi e penso saranno inseriti degli imprenditori. L'associazione Il Fasano Siamo Noi c'ha già l'obiettivo di ingrandirsi e di fare iniziative, possiamo diventare anche 200, 300, 400 soci, 1000 soci, ad esempio in Germania c'è il Bayern Monaco, lì la legge li favorisce perché la legge dice che un proprietario, un club sportivo non può essere di proprietà a più del 50% a una sola persona, quindi c'è l'imprenditore che ha il 49% delle quote e il resto è tutto dell'azionariato popolare. Ovviamente il Bayern Monaco che ha vanta titolo e ha 150.000 soci che gli permette ovviamente di lavorare sotto tanti punti di vista. Noi nel piccolo vogliamo fare bene o male la stessa cosa, quindi qualsiasi imprenditore sia interessato a un progetto così chiaro, trasparente, lucido e rispettoso. Quindi azionariato popolare più imprenditori. Probabilmente sì, poi in base alle situazioni, alle dinamiche, chi si affaccia, la maggioranza deve essere sempre il tifoso, che è l'associazione, non siamo gli ultras, ci tengo ancora una volta a sottolineare questo discorso, è l'associazione dei tifosi del Fasano. Noi siamo sempre ancora una volta di prendere in mano l'iniziativa perché siamo quelli che nel bene e nel male ci siamo sempre e comunque. Poi c'è il tifoso che comunque anche se non viene in trasferta, la domenica sera ci aspetta e vuole sapere come è andato il Fasano. Comunque gli imprenditori avranno più opportunità di collaborare nel progetto, perché un imprenditore potrebbe o sottoscrivere la tessera dell'associazione e quindi investire qualcosa in quel mondo, oppure potrebbe prendere una percentuale della società, naturalmente che per nostra preferenza sarà di minoranza rispetto a quella dell'associazione. Quindi ci sono più opzioni per poter contribuire a questo progetto anche da parte degli imprenditori. Comunque abbiamo possibilità di vederci e rivederci, anche perché voi siete una parte fondamentale di tutto questo discorso, perché anche voi siete di Fasano, voi avete il potere, tra virgolette, no? Di diffondere il verbo, quindi di conseguenza avremo altre possibilità per incontrarci e approfondire ancora di più. Certo, se qualche imprenditore non si affaccia, qualcuno di voi dietro la scrivania per forza deve fare il giro. L'importante è trovare le risorse e se la città risponde il tifoso risponde. C'è un Danilo, presidente onorario. La squadra abbiamo già parlato ieri. Abbiamo già parlato ieri o comunque siamo stati in contatto in tutti questi giorni perché alla fine è un rapporto che va di là, no? Loro hanno spostato insieme a noi questo progetto, la maggior parte di loro hanno spostato questo progetto già 4 anni fa, quindi di conseguenza comprendono perfettamente e sono ancora una volta da mirare per le scelte fatte, perché alla fine il 17 dicembre, prima o dopo la trasferta di Manduria, tutti potevano firmare la liberatoria e andare come hanno fatto Longhi a Modio, poi a Modio è tornato, dove comunque c'è stata una trattativa in questo, no? Se potevamo farlo firmare oppure no, come se dipendesse da noi. Le voci. Quindi le speranze ci sono tutte, però oltre alle speranze ci vuole la concretezza, ci vogliono i fatti e ci vuole la collaborazione di tutti, indistintamente. Quando vi siete dati appuntamento? Domenico o martedì? Un appuntamento preciso non c'è, perché la carta potrebbe arrivare pure lunedì mattina, lunedì pomeriggio, lunedì sera, martedì non potrebbe arrivare proprio, quindi non sappiamo. Poi martedì, mercoledì, massimo mercoledì mattina ci regoliamo come fa la trasferta di Ametrano, se ancora una volta organizzarla o... Perché poi c'è una trasferta, che la Vetrana è andata di coppa, il
trasferta e Calato è nuovamente in trasferta, quindi significherebbe altri costi, altre spese, altra gestione. È un'altra situazione imbarazzante, perché alla fine la squadra che parte senza una società è poco credibile, se vogliamo. Però tutto dipende in questi giorni, in queste ore. Ovviamente lo possiamo dire oggi e lo confermiamo e lo sottoscriviamo: se questa cosa non va in porto, noi ci togliamo da ogni responsabilità. Cioè, da vetrana in poi, ognuno, come abbiamo detto prima, torna a fare il suo ruolo e la società dovrà dare le risposte. Cioè, la prossima settimana o dopo, perché sennò ci stiamo prendendo in giro, cioè non stiamo qua a fare i pagliacci, nel senso. No, va bene. Questo passaggio non è dire. E chi si interessa di fare i guagni in tutte cose? C'è succede questo. Si devono assumere le responsabilità. No, quella è la sorpresa. Allora, chi non ha l'indirizzo faccio mettere all'appuntamento, ok? Si devono assumere le responsabilità. Che responsabilità? Fanno ciò che hanno fatto, fino adesso, si disinteressano di tutto. Allora, ma che succede? Siamo fiduciosi. In quel momento vedremo e reagiremo di conseguenza. Siamo fiduciosi. Poi reagiremo da ultra. Sì, ho capito, ma che devi fare? Lo tiriamo tutti, a maggio riparto con la gara. Vabbè, se una volta che loro si tirano indietro da martedì, la società che deve fare? Si tira indietro con la società? La squadra rimane in balia delle onde. Cioè, finiamo ce la fanno fare. Hanno un mese di stipendio della loro gestione. No, due mesi sono la loro gestione. Cioè, fino adesso che hanno fatto. Si sono disinteressati da settembre a ottobre. No, novembre dicembre. Se loro vogliono fare il gioco a distruggere, perché noi gli abbiamo dato un bel giocato dalle mani, capito? Se loro continuano a fare il gioco a distruggere, fanno così. Comunque noi siamo fiduciosi e continuiamo a credere in questo progetto. Non sarà oggi, non sarà domani, sarà fra due mesi, ma noi comunque continueremo a crederci e andare avanti, perché viviamo di calcio, viviamo di passione, viviamo per il Fasano. Non da oggi, ma da 10-15 certo, anni. Certo, se a distruggere non ci sono usciti Flora, Carbone, tutti i cani venuti, ci riescono i Fasani e si... È il conto, okay. Noi volevamo i Fasani solo per questo, alla fine. Noi siamo sempre fiduciosi. Ma non distruggere loro. Perché vogliono rubare il Fasano? Siete posti questo problema? Perché? Perché vogliono rimanere il Fasano? Cioè, ma noi non crediamo che vogliono rimanere, perché noi crediamo solo che sono degli incompetenti a livello di gestione societaria, a livello di come portano avanti i discorsi. Non pensiamo che vogliono rimanere la società. Se vogliono il male della società lo dimostreranno adesso. Adesso c'è veramente l'occasione per se dimostrano se vogliono il bene o il male. Noi abbiamo fatto tutto questo proprio per arrivare alla resa dei conti, no? Fra virgolette. Perché adesso tu vuoi dimostrare veramente che se vuoi il bene del Fasano, lo puoi fare tranquillamente. C'hai delle trattative, c'hai delle proposte, perché già l'anno scorso si diceva a maggio se c'è qualcuno disposto. Ma l'hanno sempre detto. L'hanno sempre detto. Quindi di conseguenza adesso ci siamo. Cioè, nel senso, qualcuno di concreto c'è, ma non a chiacchio, perché abbiamo dimostrato con i fatti, no, che siamo in grado di poter fare determinate cose. Se ci stiamo mettendo la faccia, abbiamo organizzato questa conferenza stampa apposta, nel senso, proprio per dare anche delle risposte alla città, perché vuole le risposte alla città. E noi le risposte alla città le vogliamo dire anche domenica, perché tutti quelli che ci hanno detto adesso è il momento, adesso facciamolo, noi stiamo facendo ci stiamo mettendo la faccia come tutta la città e speriamo che domenica la tribuna sia strapiena, perché ha il doppio significato, no? Questo è il messaggio più importante che vogliamo far passare stasera. Che domenica tutta Lucia, tutti. Tutti abbiamo fatto le rinunce, abbiamo fatto il sacrificio, noi abbiamo abbandonato la curva e stiamo pagando il doppio del biglietto, no? Se vogliamo. Quindi c'è gente che è venuta di sua spontanea volontà nelle sedi o a trovarci, a portarti il contributo. Cioè, noi non abbiamo fatto nessun giro, come le solite collette, quelle le facciamo per noi, per le nostre cose. È venuta la gente da noi, o comunque tramite la pagina Facebook, ci mandava i messaggi privati, passate da questa azienda, da questo locale, da questo negozio, a prendere il contributo. Quindi per noi è stata una conferma ancora in più per... soprattutto sulla seconda trasferta, perché la prima trasferta è stata tutta una cosa, il giovedì la trasferta di Mancusia, il venerdì tutti abbandonati, il sabato abbiamo inventato la colletta al volo. Invece per la trasferta di Maglie poi non abbiamo nemmeno il problema di porci, di andare a prendere i soldi, c'era già la base per affrontare.
Non ci resta che sperare, praticamente.